Settima corsa di Palermo, miglio per anziani di categorie D ed E, in otto al via, in chiusura di gioco la più appoggiata, il numero 4 Orgogliosa OP, è il momento dello stacco che viene in questo istante e che vede l'ottima partenza di tutti i cavalli con i numeri più bassi, in particolare Orange prova a mantenere il comando, ripiega Orgogliosa OP e a questo punto Lovelock Rock avrà sicuramente via libera da Orange, proprio Lovelock Rock è stato il più appoggiato ed in chiusura di gioco ha scavalcato anche Orgogliosa P e risulta primo favorito a quota di 3,16, una scelta che sulla carta non sembrava del tutto corretta da parte degli scommettitori, ma allo schema sta dando bene a questo cavallo dal grande trascorso, ma che di recente ha militato sia pure vincendo in categorie inferiori. Dunque abbiamo Lovelock Rock a menare la danza, andiamo a vedere il paletto dei primi 600 metri, abbastanza tranquilli per la categoria, ma si presenta l'estroso Nuvolare di Stra che oggi almeno sin qui ha evitato il suo consueto errore e si presenta col suo fare da battaglia ben conosciuto a Lovelock Rock che ha raggiunto gli 800 metri tutto sommato in un tempo tranquillo attorno al minuto. Non si sta andando fortissimo con il capofila Lovelock Rock che adesso raggiunge il primo chilometro in 1,14 e qualcosina con Nuvola Ristra e Andrea Buzzitta a spalla indietro ad attaccare Lovelock Rock che peraltro da parte sua sembra bene in mano, non segue più Orange ed allora è con grande azione Natale Cintura Complacida sta a farsi avanti, adesso può spostare anche Orgoglioso P che ha trovato finalmente la destra libera, ma il tempo per andare a raggiungere i due di testa è davvero molto poco, si preassume una retta d'arrivo molto molto interessante. Nuvolare di Stra sta prendendo la meglio nei confronti di Lovelock Rock, arrivano Placidas ma è troppo tardi. Nuvolare di Stra ce l'ha fatta finalmente a fare un percorso netto dopo tanto tempo e va a vincere alla grande. Sul mio cronometro ho un tempo sotto l'1,57 sia pure di qualcosina, quindi è andato molto forte Nuvolari Stra, attorno all'1,13 il suo ragguaglio, decimo più decimo meno, quota di 3,43 per il portacolori del signor Antonino Pecoraro, presentato come trainer dal signor Balestrieri. Grande vittoria per Andrea Buzzitta, ottima Placidas in versione Natale Cintura, ottima seconda e tornata a viaggiare da 13 fazioni, poco fortunata, ma era difficile fare di più. Orgogliosa OP al terzo posto, gran bella corsa in numeri 3 al primo posto, 7 al secondo, 4 al terzo, 3, 7, 4 l'ordine d'arrivo, naturalmente ancora ufficioso della settima corsa di Palermo.